Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo mini tutorial per la nostra serie. Sto facendo anche dei mini tutorial perché in pratica alcuni mi state chiedendo come funziona questo, come si fa questo. Oggi vi spiego come resettare il telecomando dello SkyQ. Perché vi spiego questa cosa? Perché ogni tanto può capitare i decoder mini o anche i decoder, quelli i SkyQ Black o Platinum, quello che sia, in pratica fanno degli aggiornamenti. Facendo questi aggiornamenti possono resettare totalmente il decoder. Quindi che succede? Quando noi andiamo ad accendere il decoder non si accende con il nostro telecomando. E noi facendo una determinata configurazione lo sconfiguriamo in pratica, leviamo i codici dal telecomando e poi ce li rimettiamo. Per rimettere i codici sul telecomando ti invito a vedere un altro mio video che ti lascio qui in descrizione, dove faccio vedere e spiego come riconfigurare il telecomando. Io adesso in questo breve video mini tutorial vi faccio vedere come levare la configurazione sul telecomando. È molto semplice, premendo i tasti 7 e 9 contemporaneamente, aspettate un po', vedete il led rosso si accende, significa che il telecomando si è sconfigurato con il televisore. Voi andate a premere il tasto di accensione del telecomando e accendete di nuovo il decoder. Quindi era questo mini tutorial, era qui per spiegarvi come sprogrammare il telecomando. Perché questo? Ho fatto questo tutorial perché in molti succede questa cosa, cioè, come vi ho detto prima, non funziona il configuratore e il telecomando non comanda più il decoder e voi dite il decoder è rotto. Non è rotto il decoder, in pratica il telecomando non riesce a comandare più il decoder. Quindi noi lo resettiamo, resettandolo riusciamo a farlo ripartire e seguendo la procedura del video in descrizione, mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale, puoi riconfigurare tranquillamente il tuo decoder. Se volete altri mini tutorial, mi raccomando, scriveteli qui sotto in descrizione che ve lo faccio vedere. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!